Mi dia, dottore, grazie, butto io. Grazie. Che bella casa. Grazie. Sta anche caldi. Eh sì. Con la giacca, perché non vorrei che con lo sbalzo di temperatura. Eh sì. Fuori fa freddo, qui fa caldo, poi mi ammalo. Cioè, fino a quando mi ammalate voi, facciamo male. Voglio dire per me. Hai visto, dottore? No. Che ha detto? Mato! Dottore, che mio marito sta proprio male. Male. È diventato completamente moscio. Moscio. Proprio non è più lo stesso ragazzo. Cazzo. Piacere, per piacere. Allora, questi sono i risultati dell'attacco. Ah, sì. È una malattia molto grave. Sì. Ma non è tanto la gravità della malattia, è contagiosa. Contagiosa? Non contagiosa, che uno dice la malattia è contagiosa. No, magari fosse contagiosa. La malattia è molto, ma molto contagiosa. Un po' urgente. Sì. E deve anche seguire un'alimentazione particolare. Direi che l'alimentazione giusta può essere una sogliola. La sogliola, sì, tranquilla, proprio. Anche la pizza. Il prosciutto, a lui piace il prosciutto tagliato alla barese, a tocchettini. No, quello è matematicamente impossibile proprio. Tagliato alla barese il prosciutto. Non a fettine sì. Anche sottili, fettine sottili. Si senti da fettine. Anche la crepe può mangiare. Pure il dolce, la crepe, hai sentito? Come no, che crucio. È strano. Va però. Bene? Sì, però stavo dicendo, pensavo, è strano tutti questi alimenti. Cioè, che cosa hanno in comune tra di loro? La sogliola, la pizza, il prosciutto a fettine, la crepe. Che cosa hanno in comune, signore? Che possono passare sotto la porta? Tu ce la mina, sì. E te ne vai. Ma dai! Oh, che cosa può dare? La box. Ci vediamo. Ci vediamo.